Buongiorno Castori, oggi abbiamo deciso di raccontarvi una storia un po' diversa, una storia che il tempo e l'orrore ha legato in maniera indissolubile alle mura di una vecchia chiesa sconsacrata. Una storia che ancora oggi è possibile sentirla stridere e scartavetrare l'intonaco delle pareti come le unghie di una mano intente a massacrare un lembo di pelle. Oggi non vi saranno né maghi né eroi, né speranza né giustizia, perché questa è una storia che parla di demoni, che parla di morte. Perché fosse possibile raccontarvi una simile storia? Ci troviamo a Montarolo, in provincia di Monferrato, per visitare il santuario di Madonna delle Vigne. Il nostro viaggio inizia parcheggiando l'auto all'ombra di alcuni maestosi alberi che sovrastano il cimitero abbandonato di Darola. Dal cimitero abbiamo allora intrapreso uno stretto sentiero boschivo che striscia in mezzo alle risaie del Vercellese fino a raggiungere la triste chiesa della Madonna delle Vigne. Le notizie storiche che abbiamo sul suo conto sono ben poche. Quello che sappiamo è che il santuario fu costruito nel 1696 per volere dell'allora abate del Principato del Lucedio, Vincenzo Grimani, e inaugurata circa un ventennio più tardi, nel 1713. Alcune notizie vogliono che per opera del Papa stesso La chiesa di Madonna delle Vigne fosse stata sconsacrata circa 70 anni più tardi, nel 1784, a seguito della quale sarebbe stata abbandonata. notizie storiche suggeriscono che la chiesa fosse operativa fino alla prima metà del XX secolo. Entrando nel santuario si respira un'aria pesante. Dei rumori È strani. molto suggestivo Sì, qui. inquietantino. Sì. Non è la calura estiva, né tantomeno il tanfo della pietra umida, quanto una sensazione di inquietudine e di dolore che grava negli interni della chiesa. Alzando lo sguardo si possono osservare i soffitti alti, i capitelli delle colonne, le mura flagellate da graffiti e simboli esoterici. Ma la storia che vogliamo raccontarvi è incisa in un affresco, proprio sopra l'entrata, il dipinto di un organo e di uno spartito, una serie di note che compongono il leggendario, quanto maledetto, spartito del diavolo. Siamo riusciti a trovarlo. È lì sopra. È Qua sopra c'è un organo dipinto. dipinto, sì, Qui non è un sopra organo vero. c'è lo spartito. La leggenda narra che il diavolo Dopo essersi manifestato proprio nel cimitero della Darola, avesse raggiunto l'abbazia di Lucedio. qui, attraverso benefiche parole, avrebbe corrotto la fede dei monaci, impossessandosi del loro spirito. Bruttino, non ho mai visto una chiesa abbandonata. Soprattutto pensando a Thank you.
sarebbero radunati nel santuario della Madonna delle Vigne per praticare raccapriccianti rituali, macchiando la propria anima di orribili crimini. Chiunque passasse per quelle vie, viandanti, forestieri e gente del luogo, sarebbe stato sottoposto ad agghiaccianti tormenti. Si racconta che il monaco, per metter fine a un simil scempio, compose una melodia in grado di imprigionare il diavolo stesso. Così quella strana musica venne suonata all'interno di questo santuario e il demonio venne imprigionato in una cripta. Come sigillo, lo spartito venne affrescato all'interno della chiesa stessa. Si racconta anche che lo spartito del diavolo possa essere letto e suonato in entrambi i versi. Se suonato correttamente, infatti, imprigionerebbe la bestia. Ma se suonato al contrario, il diavolo verrebbe liberato nuovamente. E voi? Avreste il coraggio di suonare al contrario lo spartito del diavolo in questa chiesa sconsacrata? Comunque, veramente inquietante. Abbastanza, sì. Cioè, a parte che è una chiesa abbandonata, poi abbandonata male, abbandonata in modo strano. Nel senso che è abbandonata dalla chiesa, penso sia abbandonata come bene culturale, ma comunque frequentata dalle sette. Sì. Alcuni sette ci sono. Non mi piace, c'è proprio un'energia sbagliata lì, non mi piace. Beh, di certo io non ci verrei di notte qui. No, mai nella vita, grazie. E poi l'entrata è proprio attaccata al cimitero, quindi c'è il cimitero, dal cimitero c'è una stradina e si arriva lì, quindi abbiamo fatto all-in oggi. Già. A casa poi abbiamo visto queste strade, ai lati ci sono le risaie e in mezzo, ma tu stordisci continuamente oggi, in mezzo ci sono tantissime aironi, gru veramente stupende e quindi abbiamo deciso magari di appostarci un pochetto anche se è difficile perché se ne vanno, poi in lontananza la luce del sole brucia un po' l'immagine e quindi anche se magari possiamo avvicinare viene un po' bruciato, però è veramente stupendo questo posto, bellissimo. Si racconta che un monaco, per metter fine a un simil scempio, compose una melodia per raccogliere i funghi. Porcini! Sì, troppa gente c'è qui che raccoglie i funghi.